Sono giorni complicati questi, per quanto riguarda la procura di Matera e la DDA di Potenza. Ne parla molto bene Roberto Galullo, giornalista del Sole 24 Ore, sul suo blog Guardie e Ladri. Il capo della procura di Matera, Celeste Gravina, ha avuto una discussione, chiamiamola così, usando un eufemismo, con il presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. È un po' di tempo che a Matera sia la procura che la prefettura raccontano di una tale inesistenza della criminalità organizzata, qualcosa del genere. E non solo, in realtà tutti quelli che sono dei reati spia, che solitamente vengono considerati importanti e preoccupanti per l'apertura di nuove indagini, vengono vissuti come reati parcellizzati, in realtà reati che nulla hanno a che fare con mafie o quant'altro. Ha sbattuto i pugni sul tavolo, è successo ieri anche Luigi Gai, il capo della DDA di Potenza, chiedendo infatti di avere un'informazione, insomma, con la procura di Matera un po' più diretta. La Basilicata è stata una regione sempre abbastanza nascosta tra le pieghe della discussione mafiosa e antimafiosa, e per questo abbiamo voluto intervistare un giornalista. Mele è un cronista della Gazzetta del Mezzogiorno ed è uno appassionato, diciamo così, sicuramente molto più della procura, di tutto quello che riguarda mafie, corruzione e criminalità. Siamo partiti da molto indietro, dai fidanzatini di Policoro, per arrivare ai fatti di oggi. Filippo Melle, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e cronista indagatore dei fatti di cronaca di questi ultimi anni, in una terra che sembra sempre raccontata come vergine sul fronte della criminalità organizzata o comunque dei fatti delittuosi. E quindi parliamo di Basilicata. Mi viene in mente così, tanto per iniziare, una vicenda di cui tu mi dicevi che ti eri occupato, che era quella dei fidanzatini di Policoro, una storia che aveva avuto anche una certa eco nazionale e poi invece è abbastanza sparita, è abbastanza passata sotto silenzio. Partiamo da qui. Nella tua veste di cronista, e anche qual è stata la tua opinione, oltre che ciò che hai vissuto su questo caso? Allora, io ricordo quando i fidanzatini cosiddetti Policoro, Luca e Maria Rosa, furono trovati morti nella vasca da bagno della casa di lei. Ero un giovane medico, non scrivevo ancora articoli, e la cosa che mi rimase impressionata in mente era che si diceva nel paese, teniamo presente che siamo a 23 anni fa, si diceva nel paese e scopavano nella vasca da bagno. Sono morti per la corrente elettrica, no? Bisognava lo scandalo sessuale, bisognava chiuderlo subito. Questo scandalo sessuale fu chiuso effettivamente subito. Non fu fatta l'autopsia, non si sa chi fece le foto, queste poi sono tutte cose venute successivamente. I due ragazzi furono seppelliti senza capire, erano morti per la stufa. Per la stufetta, lo scaldabagno dell'Ombi che era nella stanza da bagno e che avrebbe fatto scaturire la scossa mortale perché il pavimento era bagnato. Fu l'intuito di un giudice che mise sotto inchiesta la dell'Ombi. La dell'Ombi, lo scaldasvelto, è fatto per stare nei bagni, negli ambienti umidi. Come mai ha fatto morire questi due ragazzi? Fu questo giudice che mise sotto inchiesta la dell'Ombi e che alla fine si scoprì che lo scaldasvezzo non c'entrava nulla. E allora il padre di questo ragazzo, Pino Orione, si è messo a fare l'indagatore, si è messo a fare l'investigatore. Lui ha visto, per esempio, nelle foto fatte, che una spina sulla vasca da bagno in una foto risultava col nastro, in un'altra foto risultava smastata. Mistero, com'è possibile che nelle foto scattate nella stessa notte della morte del figlio e di Mari Rosa, quella spina, quella presa elettrica, una volta era coperta dal nastro, quindi diciamo in relativa tranquillità, e un'altra volta senza? Il perito che aveva fatto quelle indagini, perché dopo la DeLonghi si è andato alla ricerca di quale fosse la causa, sempre di questa scossa elettrica, il perito è andato sotto inchiesta perché sarebbe stato lui,
a snastrare la spina, quindi trovare una causa di morte che non esisteva per questi due ragazzi. Il padre di Luca ha indagato ancora, nelle foto ha visto per esempio che il figlio aveva i testicoli gonfi, no? Come può morire un ragazzo per una elettrocuzione, per una scossa elettrica e gli gonfiano i testicoli? I testicoli forse erano gonfiati perché c'era stata una colluttazione, c'era stato uno scontro fisico. Altre cose che sempre il padre di Luca ha scoperto, non gli inquirenti, non i magistrati. Lei, Maria Rosa, con la gamba sul bordo della vasca, il suo apparato sessuale in prima fila, in prima vista, Luca ordinato, con le braccia lungo il corpo, con i pantaloni raccolti e messi sul pene e sui testicoli. Perché coprire il pene di Maria Luca e lasciare scoperto tutto quello che riguardava Maria Rosa? La scena del crimine era stata alterata. Da molte testimonianze, l'acqua della vasca dove c'era il corpo di Maria Rosa era rossa di sangue, quindi aveva perso sangue. L'elettrocuzione fa uscire il sangue dalle persone. Aveva una ferita alla nuca. C'era stato uno scontro, era stata una morte traumatica, una morte violenta. Non poteva essere l'elettrocuzione. E comunque la prima inchiesta fu chiusa per morte da elettrocuzione. Dopo un po' di anni arriva il ciclone dei magistris qui da Catanzaro, mette sotto inchiesta molti magistrati di questa zona e apre l'inchiesta sui fidanzatini. Al momento l'inchiesta, su richiesta della Procura di Matera, è archiviata. Io ho sentito Marazzita dopo un mese dalla richiesta di archiviazione del PM, lui mi ha detto: noi in un mese presenteremo un ricorso perché questa inchiesta non venga chiusa. Non siamo convinti della morte per il monossido di carbonio, siamo convinti che è stato un omicidio, no? Luca e Maria Rosa sono stati uccisi. Lui, a dire la verità, in TV e al quarto grado, si spinse molto più oltre, disse, mi pare che sia passato il termine, entro un anno io porterò sul banco degli imputati i colpevoli della morte di Luca e Maria Rosa. Lo dovrò richiamare perché lui non è che mi risponde spesso al telefono, però ci riproverò per sapere un po' se Marazzita ha prodotto quello che hanno promesso oppure no. E sembra che anche qui, no, insomma, la criminalità organizzata, nonostante gli anni di Montescaglioso, nonostante, si è sempre vissuta come un po' di passaggio. Ci sono dei dati che tu hai vissuto da cronista o che comunque di cui sei a conoscenza, o dei reati che possono essere considerati reati spia, che invece vanno in un'altra direzione? Guarda, tu mi fai una domanda che mi è molto stimolante. Allora, io ti dico che mi sono occupato di una inchiesta che si chiama Nucleare Connection. Io ho fatto i nomi dei dirigenti di un centro nucleare qui vicino, un sito atomico che si chiama ITREC, costruito in rapporto con gli americani, doveva servire a ridurre la radioattività di barre di uranio-torio di una centrale americana del Minnesota, e quindi ci abbiamo queste barre radioattive all'interno di una piscina dove ricircola ogni momento l'acqua, perché se si blocca quell'acqua qui esplode tutto. C'è stata una inchiesta Nucleare Connection dove Ndrangheta, dirigenti di questo centro nucleare, pezzi dello Stato, sono stati tutti messi sotto inchiesta. È un'inchiesta che è finita con un'archiviazione. Alle spalle di questa c'era un pentito dell'Ndrangheta, Francesco Fonti, ne avrei sentito parlare. Lui disse che molte scorie di questo centro venivano seppellite in una zona della Basilicata, fossa della Cretagna Ferrandina. A Scanzano Ionico c'è il primo bene confiscato alla mafia, al clan Scarci di Taranto, in un'operazione che si chiamava Octopus, che avevano un lido a Scanzano Ionico, si chiamava Squalo Beach. Questo lido è stato sequestrato dalla DDA di Lecce
adesso è stata affidata a Libera. Marianna Scarci, che era una vedette di Anice, adesso non mi ricordo l'anno, è stata indagata in questa vicenda per intestazione fittizia di pene. Risultava lei la titolare insieme al fratello, il fratello calciatore del Taranto Calcio, ma di fatto non erano loro i proprietari, erano altri. Ed è risultata indagata anche lei. Fece scalpore anche questa notizia che la ballerina star di Anice indagata in questa vicenda. Di più, 8-9 mesi fa, Neve Tarantina, un'inchiesta di Taranto, tre persone di Scanzano finiscono in galera in questa inchiesta insieme a un'altra decina, di Puglia e Calabria. Quindi Bacchetta, il procuratore Gravina, intimidazione sullo Ionio, dove sono i responsabili? 10 anni di delitti e gialli irrisolti. Cioè, qui c'è l'ultimo caso di due scavatori incendiati a Scanzano Ionico, Policoro Racket in azione, incendiato nella notte, chiosco sull'Ungolano, Torre Racket, in fiamme un fragoletto. Qui c'erano stati i capitani di carabinieri che andavano a pesca con le persone che poi sono andate sotto inchiesta. Faccio il cronista, racconterò quello che accade qui, costi quello che costi.